Si chiama Zilda Enrique dos Santos Leandro. Si avvicina ad un uomo in Rua Barão di Amazonas chiedendo un real, ossia un equivalente di 20 centesimi. Lui però, identificato dalla polizia come Adelbar Ramos, gira e le spara a bruciapelo. La donna, vedendo che il passante estrae la pistola, si gira ma viene colpita dinanzi ad altre persone. Si accascia a terra, l'uomo rimette la pistola nella fondina e prosegue il suo chiamiamolo impegno. La ragazza è trasportata in ambulanza, non ce l'ha fatta, infatti perde la vita. Dopo il ricovero, il presidente Bolsonaro del Brasile, a maggio vi ricordo che ha firmato un decreto che permette a un gran numero di persone di portare armi senza permessi. Adesso però la legge è stata modificata, si tratta però di una proposta che non è stata ancora approvata. Il Brasile purtroppo è considerato uno dei paesi in cui c'è il più alto tasso di criminalità, o meglio di microcriminalità. Vi ringrazio per l'ascolto. Dunque, questa homeless ha chiesto 20 centesimi, lui l'ha fatta fuori. Grazie, al prossimo video dal narratore italiano. E non posso far altro che dire: Zilda Enrique dos Santos Leandro, riposi in pace, amen.